operatori di trasporto. Questa è una celebrazione importante, 10 anni di un'infrastruttura che rende la bellissima città di Cagliari una città metropolitana a livello europeo, però questa celebrazione non interrompe il servizio. I nostri tram continuano a girare, l'utenza continua a salire sui nostri mezzi e quindi dobbiamo essere certi di rispettare tutta una serie di orari in modo da non bloccare le linee. Staremo qui una mezz'ora circa, poi ci saranno vari momenti della giornata. Successivamente a questo inizio di mattinata ci sarà l'inaugurazione dei nuovi treni CAF e poi via via il resto del programma che vi illustrerò meglio in seguito. Però, come d'obbligo, noi siamo in un'infrastruttura che insiste su tutta la città metropolitana di Cagliari e tocca molti comuni importanti del capoluogo della Sardegna, tra questi oggi siamo a Monserrato, abbiamo qui il sindaco Tommaso Loci e lo ringraziamo tantissimo per la sua presenza, gli farei un applauso. E in quanto padrone di casa lo invito a fare un saluto. Tra l'altro reduci dal Viniteri, quindi forse a livello territoriale porta a Monserrato nel mondo. Assolutamente, poi con 2 medaglie vinte, insomma, uno non se la aspetterebbe mai. E allora quindi, un'altra parte. Grazie. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui, ringrazio il Presidente, il Direttore Generale, l'Assessore, ringrazio anche gli altri sindaci presenti, il Sindaco di Quartuccio, il Vice Sindaco di Sestu, perché questo testimonia sicuramente l'importanza del questo ciclo viario che in un certo qual modo Cagliari e tutti i paesi della metropolitana e chiaramente la Regione Sardegna e l'Aste stanno cercando di portare avanti creando dei nuovi servizi, servizi sempre più efficienti. E noi ci siamo incontrati diverse volte per altri tipi di questioni, altri tipi di percorsi che Monserrato avrebbe gradito e che comunque Monserrato si può dire anche soddisfatta, perché Monserrato è sicuramente una delle hub di Cagliari e della metropolitana dove ha forse il più grosso percorso o comunque il più grande percorso del passaggio della città metropolitana, cioè nella città metropolitana della rete appunto ferroviaria metropolitana. Io ho sempre auspicato una cosa, è quella che si vada a congiungere quest'anello, al di là del fatto delle polemiche che ci possono essere state per quel percorso che in un certo qual modo sarebbe dovuto passare a Monserrato, la Cagliari di Monserrato, Quartuccio e chiaramente anche Quarto. Si verificherà, si vedrà. Io sono aperto a tante discussioni, mi auguro che questi soldi non si perdano. Però la cosa più importante sarebbe riuscire a collegare, e questa è penso un'esigenza anche di un paese, di una città come Sestu, si debba collegare Monserrato a Sestu e da Sestu al Elmas, cioè perché noi dobbiamo creare quell'hub dove dall'aeroporto si possa finalmente arrivare poi fino al centro di Cagliari, anche attraverso Monserrato e Sestu, che effettivamente Sestu è in grossa difficoltà e non è servita così bene, anzi completamente non è servita sicuramente dalla metro tram e non è servita neanche così bene dai servizi. Quindi io mi auguro, vi saluto e mi auguro che comunque sia si possa finalmente creare un anello e concludere questo anello, si mettano più soldi, la regione decida di mettere più soldi perché non deve in un certo qual modo, non si deve arrivare a uno scontro tra sindaci, perché alla fine a me che arrivi a Quartuccio, a Quarto, io ho tutto l'interesse che tutte le città della metropolitana vengano servite, come ad esempio mi farebbe piacere vedere la linea ferroviaria che arriva da Piazza Repubblica fino a Poetto. Io con Massimo, questo ne abbiamo sempre parlato, siamo d'accordo, ma io sono pronto anche a aiutarvi, però non sacrifichiamo le altre città, non sacrifichiamo gli altri possibili percorsi che sicuramente gioveranno e giovano sicuramente a tutta la città metropolitana. Quindi guardiamo con un occhio di guardo anche al eventuale percorso che arrivi da Elma ad Elma, all'aeroporto, e colleghi, tutto l'internet. Io vi ringrazio e vi auguro quindi una bella passeggiata dentro i movimenti. Per me con noi, grazie. Grazie.
sindaco di Monserrato giustamente ha voluto anche cominciare a tracciare, come dire, le nuove linee e volgere uno sguardo verso il futuro, però credo che più di ogni altro chi ha la consapevolezza dello sforzo, degli investimenti che sta portando avanti la regione insieme al governo per lo sviluppo della rete metro, non solo a Cagliari ma anche a Sassari. Io amo ricordare che Sassari è partita prima di Cagliari, poi siccome non si è messa d'accordo sui tracciati, quei finanziamenti hanno beneficiato Cagliari e grazie anche a quello oggi abbiamo i tre nuovi treni CAF che erano destinati inizialmente a Sassari. Allora, bene lo sviluppo, ma credo che sia uno sviluppo che debba innanzitutto non farci perdere le risorse perché rischiamo di rimanere lì. Però credo che meglio di chiunque altro l'assessore può raccontarci questi progetti, sia di sviluppo della metro, sia la cura del ferro che è partita dal governo nazionale, anche in Sardegna sta arrivando, per esempio con un rinnovo del parco dei rotabili, non solo sulle linee tranviarie, ma anche sulle linee ferroviarie. E poi insomma l'assessore in campo di trasporti di continuità, come dire, è sempre alle onde delle cronache, credo che si stia distinguendo per la sua grinta e volontà di segnare una discontinuità con il passato, almeno lontano. L'assessore dei trasporti, Carlo Careddu. Grazie Presidente, benvenuti, grazie ad Ast per aver organizzato questo momento di incontro e grazie al Sindaco Tommaso per averci ospitato qui a Monserrato. Oggi è la giornata dell'orgoglio metro, perché mi pare che questa organizzazione di eventi capillari su tutta la linea dovrebbe avere l'efficacia e il significato di avvicinare i cittadini ad un sistema di mobilità sostenibile. Noi siamo impegnati come Regione Sardegna con uno sguardo d'insieme proprio a realizzare un sistema di trasporti che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico e che colga tutti quegli elementi che nel momento in cui si parla di sostenibilità molto spesso vengono trascurati. Ormai l'aggettivo sostenibilità viene utilizzato come cappello o come chiosa di ogni azione della pubblica amministrazione. Il nostro intendimento qual è? È quello innanzitutto di realizzare un sistema di trasporto di massa che sia come dire, alternativo al trasporto individuale e quindi lasciamo le macchine a casa e utilizziamo i mezzi pubblici anche per ragioni ambientali, quindi meno emissioni in atmosfera, per questioni di inquinamento acustico proverete in questo viaggio voi stessi quanto sono poco rumorosi questi mezzi, di decongestionamento e di minore utilizzo e consumo del territorio. Qualcuno potrebbe dire che l'infrastruttura stessa della linea metropolitana probabilmente determina il consumo del suolo, però qua una piccola nota storica che Asta ha puntualmente sottolineato, è il suo presidente che nello storytelling, nella narrazione, in chiave comunicativa è molto bravo. E cioè noi oggi non celebriamo 10 anni della linea numero 1 di Cagliari, ma ne celebriamo 130, perché il primo fascio di binari è stato posato nel 1888 e le amministrazioni che nel tempo si sono succedute in maniera lungimirante hanno riutilizzato quei binari senza dismetterli e oggi nella linea 1 corre esattamente la prima linea che a Cagliari è stata inaugurata. E quindi con il principio, nel segno del principio della continuità amministrativa che per quanto mi riguarda è sacrosanto, se le iniziative sono buone e hanno come destinatario finale il cittadino, noi proseguiamo in una implementazione dei trasporti della continuità territoriale interna, definiamola così, che le amministrazioni una dopo l'altra hanno in qualche modo ereditato e hanno dato quel proprio contributo per in qualche modo portarla al termine finale, quindi all'esecuzione. E ovviamente lo facciamo anche per le linee di cui ha parlato il sindaco poc'anzi, senza voler evitare il tema. Un tema fondamentale che è quello che attiene allo sviluppo del territorio, che deve uscire un po' dagli egoismi che molto spesso caratterizzano gli enti locali. Un servizio non può come dire, cambiare in qualità a seconda delle mura daziarie nel quale viene esercitato. Bisogna avere anche qui un colpo d'insieme, uno sguardo d'insieme, un colpo d'occhio unitario, perché servizi come quello che riguarda i trasporti rischiano anche di fare delle sprecazioni tra cittadini. Lo ricordo sempre a me stesso, come dicono gli azzeccagarbugli di provincia, cioè che il servizio di trasporto serve per garantire servizi minimi. E quali sono?
sono quelli che banalmente ci devono portare al luogo di lavoro, al luogo della formazione, quindi a scuola, all'università, è il luogo in cui ci si cura. E in una regione come quella sarda, che vorrebbe vivere anche di turismo e quindi innalzare il proprio interno, il proprio prodotto interno lordo che deriva dal turismo, bisogna che il sistema dei trasporti sia dedicato anche a questa importante attività che genera ricadute importanti per il nostro territorio. Non lo voglio qua disciolinare, di annoiarvi con l'elenco di tutti i progetti che sono stati cantierati e che verranno cantierati e che hanno una dotazione finanziaria certa, già spesa o comunque assegnata ai singoli progetti. La regione tra Cagliari e Sassari ha speso sulle linee metropolitane, comprese le unità di trasporto, già circa 300 milioni di euro. O meglio, ancora dovrà spendere per la linea di cui parlava il sindaco poc'anzi, risorse importanti che superano circa 120 milioni di euro. Dobbiamo fare di tutto. Qual è l'approccio della regione anche in tavoli partecipati dagli enti locali in cui ci sono disparità di vedute? È quello di mettere a disposizione di tutti un'attività paziente di coordinamento, quindi buon senso, attività tecnica, e qua Arst sta facendo un grande lavoro, ringrazio per questo il presidente che è il braccio armato della regione da questo punto di vista, perché cercare di assecondare quelle che sono le istanze legittime dei singoli territori senza imporre progetti a nessuno, ma purché siano dei progetti tecnicamente realizzabili e trasportisticamente sostenibili, perché non possiamo spendere soldi pubblici a vanvera, perché il destinatario finale è il cittadino. E soprattutto con celerità e determinazione, perché non possiamo permetterci di spendere risorse, o meglio di perdere risorse che questo governo ci ha assegnato in un programma che riguarda tutta l'Italia e che ha premiato anche la Sardegna, che assegna risorse copiose. Sono certo che se ciascuno farà la propria parte, quelle risorse non andranno perse e il territorio, l'area vasta di Cagliari, si arricchirà di una nuova linea, cioè i cittadini ne beneficeranno. La regione farà certamente la sua parte. Quindi buona giornata a tutti, ve lo voglio mettere, grazie Presidente, ci vediamo dopo. Grazie. Sono doverosi da parte mia alcuni ringraziamenti. Certamente all'assessore, io ricordo che l'assessore De Caredu non rappresenta solo il decisore politico, ma è giusto ricordarlo, è anche l'azionista di Arste ed è anche il proprietario, diciamo, dei mezzi CAF, tre nuovi treni che inaugureremo oggi, che sono dati in comodato d'uso, quindi sono investimenti operati dalla regione, come in gran parte dei rotabili utilizzati per il trasporto pubblico locale, e questo insomma testimonia di un impegno concreto, non solo a parole, nel campo del trasporto pubblico locale. E naturalmente devo dire un grazie a tutti i rappresentanti delle istituzioni, io vedo qui il delegato del comune di Sesto, vedo il sindaco di Quartuccio Pietro Pisu, vedo Fabrizio Marcello, il delegato per la città metropolitana proprio al tema dei trasporti, vedo il capogruppo in consiglio comunale, vedo rappresentanti del consiglio regionale, è presente l'università con varie figure, insomma credo che questa ricchezza di partecipazione testimonia anche in generale l'importanza e l'attenzione per lo sviluppo del sistema di trasporto pubblico nelle aree urbane. È doveroso da parte mia però anche ringraziare non solo l'assessore ma anche la struttura tecnica dell'assessorato che c'è sempre costantemente a fianco, c'è qui il direttore generale Gabriele Massida che ringrazio, l'ingegner Roberto Mauricchi che non è potuto essere qui presente perché aveva altri impegni, ma a chi ha seguito passo passo tutto l'iter lungo di missioni in servizio e anche di appalto di questi mezzi, il tempo tra, diciamo, lo stanziamento, la gara, la realizzazione dei tram che non si comprano al supermercato ma vanno progettati ad hoc, anche perché non dimentichiamoci che proprio per quel cenno storico che faceva prima l'assessore sulle ferrovie che derivano dalle ferrovie di fine 800, noi abbiamo lo scartamento italiano 95 cm che è diverso dallo scartamento ordinario e quindi ogni mezzo rotabile va progettato ad hoc. Ringrazio, devo anche fare un ringraziamento alla struttura, diciamo, operativa di Arst, qui c'è l'ingegnere Troporcedu qua con noi che
ha seguito l'appalto, ha seguito la messa in servizio insieme all'ingegner Loddo e l'ingegner Felice Mulas, che è da qualche parte, eccolo lì, che è anche il direttore di esercizio della linea, cioè quello che ogni giorno si assume la responsabilità sotto ogni punto di vista operativo, di sicurezza, di far viaggiare i nostri treni. E aggiungo anche l'ho scoperto, devo dire, io sono un ingegnere ma non un ingegnere trasportista, che quando si mette in servizio un nuovo tram, prima di renderlo operativo nelle linee tutti i giorni passano settimane, a volte mesi di prove. Devi provare le banchine, devi provare la messa in marcia, devi provare l'arresto del tram. È un iper molto lungo al quale hanno lavorato tantissimi conducenti dell'azienda, che io voglio ringraziare per la loro dedizione e impegno, insieme diciamo a tutti i colleghi del personale degli impianti speciali, diciamo, di ARS, che hanno lavorato a questo, a questa iniziativa, a questo progetto. Alcuni accenni su come si svolgerà la giornata da questo momento in poi. Sarà una giornata importante, la prima parte della mattina, l'avete capito, mi approfitto anche per ringraziare le forze dell'ordine, mi scuso se l'ho fatto prima ma stavo guardando la sala, e le ringrazio le forze dell'ordine che, come dire, contribuiscono a assicurare un ottimale funzionamento, anche a volte eccessi e fenomeni che purtroppo sui nostri mezzi di trasporto avvengono tutti i giorni a causa di, diciamo, di fenomeni che vogliamo senz'altro contrastare, ma che vedono anche danneggiare dei beni pubblici importanti come sono i nostri mezzi rotabili. E sarà una lunga giornata. La prima parte è istituzionale, ve l'ho già un po' descritta, però dopo questi saluti, poi non so se c'è qualcun altro che vuole fare un saluto, naturalmente il benvenuto prima della chiusura dei nostri sindaci, abbiamo tempo, siamo sulla scaletta, quindi brevi interventi sono benvenuti. Allora, la giornata prevede l'inaugurazione dei tre treni, quindi avremo un taglio del nastro qui vicino, saliremo sul nuovo treno CAF con l'assessore e alcuni di voi. Siamo arrivati da Cagliari Repubblica con il CAC 001, cioè il primo treno, il primo tram messo in servizio, e idealmente saliremo sull'ultimo tram messo in servizio. Quindi ci sarà un taglio del nastro e poi ci trasferiremo verso Settimo, fermandoci, non scenderemo tutti, mi raccomando, non abbiamo il tempo, ricordiamoci che il tram ingombra la linea e quindi se ci attardiamo alla fermata rendiamo il nostro servizio meno funzionante, e noi non vogliamo festeggiare senza provocare un disagio per la nostra utenza. Ci fermeremo brevemente con l'assessore, se vi vorrà accompagnare, i sindaci, e scenderemo alla fermata di Selargius Camerie, che non è proprio Selargius centro, è nella periferia, diciamo, nord di Selargius, dove faremo salire a bordo, faremo delle foto e faremo salire a bordo il sindaco di Selargius, Stefano Conte. Dopodiché continuiamo a Settimo, perché la metropolitana arriva a Settimo, serve Settimo, Sine e Mara. Da poco, anche con l'ausilio dei tecnici dell'assessorato, abbiamo riprogrammato le navette che servono quel territorio con la linea metro per renderle, come dire, più funzionali alle frequenze della linea metro e far sì che quel polmone importantissimo di quasi 30.000 abitanti possa essere servito ancora meglio. E nel pomeriggio invece, quindi, poi torneremo a Monserrato, quindi ecco, quelli di voi che vogliono impiegare solo una parte della giornata, magari dopo l'inaugurazione dei treni, ci possono lasciare, ma in realtà siete tutti benvenuti, perché andremo fino a Settimo. Da Settimo andremo a toccare a Lambire, il territorio di Monserrato, ma anche di Sesto, perché andremo al Policlinico, e poi dal Policlinico torneremo a Monserrato. Quindi è, diciamo, una giornata piena. Qual è la parte invece non istituzionale? Abbiamo pensato di far diventare i 10 anni di Metro Cagliari anche una giornata di orgoglio della metro, l'ha detto bene l'assessore, cioè una giornata in cui chiediamo e invitiamo i cittadini, gli utenti cagliaritani a utilizzare questo fantastico mezzo di trasporto pubblico, la metro. E quindi per tutto il giorno, l'abbiamo detto ai media, ci sono i biglietti celebrativi,
sarà possibile viaggiare gratis sul metro Cagliari. È un modo per promuovere l'uso e l'utilizzo del mezzo pubblico. C'è un biglietto celebrativo molto bello, l'abbiamo reso più complicato l'utilizzo perché è un formato leggerissimamente più grande, quindi bisogna stringere bene la macchinetta, ma siccome apponiamo un timbro da Dario e avrà un valore da collezione, un piccolo sforzo anche da parte vostra lo dobbiamo